Aspetta, la registrazione. Quel che sera, insomma, c'era un bel teatro, bello anche pieno di gente. Cosa devo rifare? La presentazione. No, no. Vuoi che rifaccia la presentazione perché adesso è cominciata la registrazione? No. No, dai. Allora, beh, Fabrizio, adesso un po' ci racconti un po', insomma, tu sai. Io vi presento un mix di fotografie, di street photography e fotografia urbana anche, perché mi piace anche fotografare il luogo, diciamo, anche senza la presenza di qualcuno, della persona, no? Quindi ho fatto un misto, li ho suddivisi un po' per luoghi, per tipologia, però sostanzialmente è un mix di foto, quindi. Oltretutto, appunto, l'anno scorso, quando c'è stato l'anno scorso, sì, nel 2020, c'è stato il concorso del GAV, del Gruppo Audiovisivi Veneto, che poi adesso, insomma, è anche Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Fabrizio ha partecipato ed è stato anche selezionato, quindi poi, insomma, vedremo anche questo audiovisivo. Quando vuoi tu, insomma, adesso non so Alla se fine, ecco, la sì. pensavamo alla fine. Benissimo, Alla fine, sì. ecco. Poi ditemi voi i tempi, no? Perché se io faccio vedere le foto e se devo accelerare, basta che me lo dite. Sì, intanto cominciamo e dopo vediamo insomma. Dicevi che hai fatto un po' di scelta, hai fatto 4-5 cartelle in base. Sì, ho fatto queste cartelle che vedete. Vabbè, io direi di guardarle, poi è inutile che Ok. le vediamo man mano che. Allora, facciamo così. Un attimo solo che sposto questo. Ok, non so se vedete a schermo interno. Sì, si vede. E allora, questa qui è una piccolissima serie di foto che ho fatto a Berlino e le ho volute così anche post-produrre, perché comunque le ho anche scattate un po' sovraesposte, proprio perché mi piaceva questo spazio di cemento, diciamo, no? Ci sono delle zone molto in costruzione, come vedete, quindi ci sono queste maestose strutture, appunto, mi sembrava che il tempo si dilatasse, gli spazi si ingrandissero e le persone diventassero leggere, cioè ogni tanto passava qualcuno e quindi io sono stato lì ad aspettare il momento giusto che passasse qualcuno. In effetti a Berlino è tutto un cantiere. Sì. Ci sono appunto queste zone veramente molto moderne e per questo genere di fotografia si prestano molto bene. Anche qui chiaramente l'attesa è stata lunga perché chiaramente sono anche zone semideserte a volte, dipende poi il giorno. Io quel giorno che ero lì non passava nessuno e quindi. È una delle prerogative che mi piace della street photography perché ti costringe a volte ad aspettare il soggetto che passa per cercare di fare la foto che vuoi tu. E quindi in tutto questo tempo che tu hai ti osservi e ti guardi intorno, cosa che se no normalmente magari non fai così in maniera dettagliata, no? E È una delle cose che mi piace di questo genere di fotografia. Poi chiaramente questo genere di fotografia è anche improvvisazione, cioè scatto al volo, addirittura senza guardare dentro il mirino della macchina fotografica. Hai Ma qualche fotografo di riferimento? in generale no. Diciamo che mi piace un po' tutto e quindi. Che ne so, mi piace
dallo stile di Alex Webb, dove ci sono queste composizioni di personaggi che vanno a riempire il fotogramma, ognuno posizionato in un punto. Oppure mi piace anche appunto la fotografia, quella ben composta, ordinata. Quindi non è che abbia in genere qualche autore preferito. Queste erano tutte queste qua di Berlino, hai fatto questa esposizione? Sì, queste qui Cartelle. le ho sostanzialmente post-prodotte dopo, però mi ha aiutato l'ambiente sicuramente, perché comunque questi sfondi bianchi con delle parti scure così nere, già in fase di ripresa, poi ti suggerisce, diciamo, che potresti fare quello che poi ho fatto, insomma. Ma sono giusto una piccola serie così. Allora, aspetta, chiudiamo. E quindi dopo queste qui molto chiare passiamo a quelle molto scure. E queste sono Dal giorno alla notte. sì, prevalentemente di notte, qualcosa è fatto anche di giorno, però appunto è l'opposto di quelle che abbiamo visto. E ecco che qui c'è quello che vi dicevo prima, questa fotografia urbana mi piace anche, no? Qui ero a Vienna, questa anche. Questa anche è Vienna, questi edifici maestosi, Grattacieli, direi quasi uno skyline. sì, è proprio bello vedere poi quello che accade, no? Perché la maggior parte sono uffici in queste zone, però lavorano sempre, no? Sì. No, ma mi ricordo anche lì a Berlino che passavi col trenino, col metrò, e c'era appunto tutti questi uffici a o vista anche le proprio. case stesse. Che, cioè, era curioso anche vedere cosa succedeva dentro. Qui era la stazione della metro, appunto, dove biciclette parcheggiate in tutte le maniere, già notte, perché qui mi ero fatto un giro sul tardi, insomma, per cercare. Sempre a Vienna comunque questa. Sì, questo viene. Sì. Ecco, questa invece è una foto che ho fatto molto di recente qui a Merano durante il periodo del lockdown, dove appunto l'unica cosa che si poteva fare era non uscire dal comune, e quindi sono riuscito a vincere questa forza di andare a fare street photography a Merano, cosa che non avevo mai fatto, perché non so, forse perché la mia città è. E ti vergogni? No, ti dai per scontato un po', no? Diciamo che forse in altri luoghi riesci sempre a vedere delle cose che ti interessano, riesci a scovare delle cose che diciamo sono un po' così difficili da vedere. A Merano sembra che non trovi nulla, no? E quindi è stata una sfida questa qui, e quindi sono anche soddisfatto di averlo fatto, perché qualcosa ho portato a casa, quindi. Sì, ma in effetti no, è un po' così che a volte si va a fare foto. Sì, beh, è giusto fare le foto anche, cioè, si va in viaggio, eccetera. Però vicino a noi, no, basta andare anche fuori, a volte ci sono delle cose da fotografare, solo che sembra che non le vediamo. È difficile vederle, certo. Bene. Qui sono un po' di effetti così. Scusa, no, operi sempre un grandangolo tu. Sì, 28 mm, quasi
quasi tutte, a parte qualcuna che è un Focale 24. fissa, quindi. Come? Una focale fissa. Sì, negli ultimi anni sto lavorando con la focale fissa, sì, sarà più di 5 anni che ormai scatto col 28 mm. Quindi ti devi avvicinare proprio al soggetto, insomma. Sì, mi piace molto questo genere di ripresa anche sulle persone, diciamo, no? Dal ritratto ambientato alla figura, però mi piace che ci sia dentro l'ambiente, diciamo, in cui si svolge la scena, no? E quindi reputo che appunto una focale come il 28 mm o simile sia l'ideale, no? Perché troppo grandangolare, poi a volte ho provato, ma ti tiri dentro troppe cose. Sopra il 28 ci sta benissimo anche il 35, poi dopo diventa un po' stretto già il 50 mm, no? Qui a Volevo Modena. dire che se qualcuno vuole intervenire, intervenga pure senza alcun problema, voglio dire. Giusto, Fabrizio? Giusto, giusto. La discussione è aperta a tutti. Ma, beh, cos'è? Un ponte? Qui sotto un ponte? È un, sì, Sottopasso? un sottopasso che faceva anche da ponte, era una cosa un po' particolare. Sempre verso sera, tardi, c'era qualche isolato ritorno a casa o di qualcuno. Qualcuno c'era. Luigi Beh, non riesce a entrare. chi? Infatti tutte, sì. Pierluigi Ah. Donatello. Adesso vi faccio vedere un po' di foto di Parigi. In Parigi ci sono stato un paio di volte proprio per fare street photography e mi piace molto perché appunto, vabbè, insomma, Parigi sappiamo che è una delle capitali della street photography, no? È molto affascinante come città. È Eh, difficile non fare foto a Parigi. c'è una vastità anche se l'ultima volta ho incontrato abbastanza resistenze da parte della gente, no? C'è un po' questo, hanno un po' paura quando vedono che fotografi. Si chiedono subito cosa, perché fotografi, e quindi insomma ho avuto qualche problemino sotto questo aspetto, nonostante cerco sempre di essere poco invadente, insomma. Questa foto è interessante perché praticamente era un grande pannello dove stavano restaurando un edificio e appunto era stata riprodotta una parte così della città dell'epoca, no? E io lo stavo osservando e ho detto: mi ci vorrebbe qualcuno che passa, però spesso passa il turista con lo zaino, la mamma con la bambina, e poi è arrivata questa, e era una clochard. Si è fermata proprio lì a guardare nella borsa, cercava qualcosa, e è proprio il punto perfetto, diciamo, no? Quindi sono stato anche fortunato. L'attesa è stata ben pagata, dai. Sì, ma è quello il bello, no? Perché tante volte non hai la pazienza e te ne vai. E questo mi ha insegnato nel tempo che non va fatto, cioè nel senso che tante volte veramente devi dire sto qua. A costo di, cioè, passa una mezz'ora, passa un'ora, però prima o poi qualcuno arriva, ecco. Non sempre si riesce a fare perché appunto uno magari o c'è il sole che ti batte in testa, o fa freddo, o per qualche altro motivo, quindi dopo un po' Scappa lasci la pipì. stare, Ecco perché non bisogna mai andare con la moglie a fotografare. no? Ecco. Io ho qualcosa da ridire. Effettivamente la street photography è una pratica dove bisogna prendersi tutto il tempo che serve, veramente anche. Se parli con qualcuno che non è del, come si dice, del ramo, ti
non ti può capire, no? Perché per fare una foto tu magari stai lì anche un'ora. Ecco, qui mi piacevano questi riflessi di questi edifici di specchio, diciamo. È urban questa però, più che street. Sì, questa è Eh sì, urban. infatti. Infatti gli ha detto. Questo è sempre quel quartiere, la Défense si chiama, no? A Parigi, che è anche si presta molto per questo genere di foto. Bisogna trovare anche la persona da sola, comunque. Eh sì, come detto prima, bisogna aspettare perché o le trovi tutte assieme. E cioè, dopo la foto non perde, diciamo, quel tocco di pulizia, no? Magari a meno che non siano messe nei punti, diciamo, corretti, ma spesso le trovi così e non è bello da vedere. E quindi o aspetti, anche qui era l'uscita della metro, una metro, adesso non ricordo il nome, sempre lì a Parigi, e dei momenti non passava nessuno, poi aspettavi che arrivava la metro, uscivano dal vagone e poi c'era la fila. Quindi io ho visto questa scena, mi piaceva il manifesto dietro e ho aspettato un po' e poi c'è stato il flusso di gente che passava con un tempo di scatto, insomma, un po' così, cercavo un attimino il morso e E l'hai fatta. questa invece mi è piaciuta molto perché c'era un piccolo bar con questi due tavolini. Sei Montparnasse. Sì, esatto. Questi quattro tavolini che guardavano questa, sembrava chissà il paesaggio, no? Era la via, però alla fine comunque deve essere piacevole alla mattina farsi colazione. Mi è piaciuta questa scena, insomma, Il un po' cavalletto, rubata, insomma, ecco. se usa il cavalletto per il morso là, oppure Allora, fino adesso con le foto che avete visto no, perché comunque è un morso che si riesce a gestire ancora a mano libera o tante volte magari appoggiandosi da qualche parte. Quindi spesso fino a un decimo di secondo ancora si riesce a fare. Chiaramente avendo un obiettivo grandangolare ti facilita un attimino, no? Poi insomma, ci sono gli stabilizzatori che effettivamente danno una grande mano. Questa, diciamo che la metro viaggiava, velocissima. quindi chiaramente il morso viene, però ero comunque al limite, perché la foto non è proprio super ferma, è leggermente, però è venuta bene, insomma. E questo mi piaceva appunto perché c'era questa persona seduta che guardava, io l'ho chiamata time, no? Cioè il tempo che passa perché stava lì e si guardava il movimento. E qui ero dentro al Museo d'Orsay e c'è un passaggio interessante tra le varie sale espositive. E c'è questo ponticello che passa proprio sopra il bar, diciamo, il locale. E quindi sono stato lì sopra, tanto loro non si accorgevano, non se ne sono accorti, e ho fatto qualche foto così. Mi piaceva, diciamo, questa composizione, ecco. Questa è una foto forse vista da tanti, diciamo, no? Chi va qui. Questa foto la fa poi con due Fatto anche persone. cartello. Come? Ha fatto anche cartello. Sì. Castello. E qui era una specie di parco giochi lungo il fiume. C'era questa grandissima lavagna dove i bambini si divertivano a fare le loro composizioni. Sono stato lì un po' a aspettare di trovarle, diciamo, in una
posizione interessante, ho trovato questa qui che e qui ero praticamente lungo mi pare che si chiami il canale San Martin e fanno dei giochi per ragazzi, di cui anche questo qui che è proprio passa il fiume da una parte all'altra, no? Quindi questo è stato interessante perché era una fontana alla fine, ma siccome quel giorno lì era agosto, qui faceva parecchio caldo e Tutti si sono tuffati. i figli c'erano tutti i genitori seduti sotto gli alberi, diciamo, e loro l'hanno presa praticamente come una Una piscina piscina. comunale, ecco. Il Mi sono costume. divertito perché Vabbè, si c'era sono portati via il praticamente. costume, quindi vuol dire che lo fanno abbastanza normalmente, Sì, penso di sì, che ormai era. no? Faccio una domanda brutale, perché qua si tratta anche di fotografare bambini. Non è saltato fuori nessuno a guardarti male o a chiamare magari il vigile, questo qua sarà un pedofilo a caccia di immagini? Allora, in questo caso qui no, ma sono stato fortunato, forse perché mi sono avvicinato senza la macchina fotografica e sono stato lì a guardarli e ridevo perché mi hanno veramente divertito perché facevano dei numeri e quindi forse i genitori che mi hanno visto che ero lì che ridevo e solo in un secondo tempo ho tirato fuori la macchina fotografica. I genitori poi erano alle mie spalle, diciamo, quindi avranno sicuramente visto che fotografavo, però forse tante volte, come in tante circostanze, conviene entrare un attimino un po' in sintonia, no? Invece che arrivare lì, tirare fuori magari la macchina, iniziare a fare la foto e andare via. Forse questa è la cosa che mi ha salvato, credo. Però in altre situazioni dei problemi li ho avuti, quindi insomma dipende poi da volta in volta. Ecco, qui ritornando alla domanda di prima, non avevo il cavalletto, però ho appoggiato la macchina sul marmo, diciamo, del muro che c'era sopra, e per quanto sia riuscito a tenerlo ferma, ma qui si parla di uno scatto intorno a un quarto di secondo, quindi chiaramente un leggerissimo, ma neanche forse mosso, sono mossi appena appena loro due, perché comunque quelli centrali non è che stavano fermissimi. Però mi piaceva questa idea di immortalare queste due persone con il movimento degli altri, questo flusso di gente che va e che viene. Questa anche era un altro di quei pannelli che mettono appunto dove ci sono gli edifici nel restauro. E c'erano queste figure rappresentate che camminavano, che passeggiavano, no? E allora lì anche lì ho detto, cavolo, ci vorrebbe qualcuno che passa, che passeggia, però non c'era nessuno. E quindi sono stato lì ad aspettare, avevo un lampione, perché l'ho fatta dall'altra parte della strada, una strada abbastanza piccola. Avevo un lampione dove mi sono appoggiato per avere un po' di stabilità, perché era sera e non avevo il cavalletto appresso. E quindi poi è arrivata il gruppo di persone e lì ho fatto una serie di scatti. E, ecco, mi piaceva in particolare quella persona al centro che più o meno è venuta rappresentata come quello questo qui, no? Ci vuole pazienza. Sì, tanta pazienza. Qui anche questo genere di fotografia la sto vedendo molto negli ultimi anni, che è quella appunto di cercare di prendere la persona così nella zona d'ombra con lo sfondo chiaro, quindi in silhouette. E quindi ecco qui mi sono posizionato, era un punto di passaggio e appena arrivato il soggetto interessante l'ho preso in questo punto e chiaramente lui era in ombra. Avevo esposto la macchina per la zona
dei manifesti dietro e quindi Chiara. è uscito così, insomma. Ma non si è accorto che l'hai fotografato questo? Non credo Anche perché. perché a vederlo eri abbastanza vicino, Sì, quindi. ero vicino, è che sa, a volte stai posizionato con la macchina, no? E quindi sei lì fermo e la gente nel frattempo passa, magari ti vedono anche, però. Poi ci sono quelli che si fermano per educazione, spesso si fermano per educazione per farti fare la foto e non sanno che tu stai aspettando invece proprio loro. Sì. Allora, invece di ringraziarli, tante volte ti verrebbe voglia di dire: ma cavolo. Oppure quelli che si abbassano, no? Per non fare la foto. Centro Pompidou questo. Sì, qui ero dentro, dopo essermi fatto tutta la fila che vedete fuori, Mamma mia. e niente, sono stato lì un po' che c'erano dei bambini che giocavano e mi piaceva. E queste erano tre ragazze che si specchiavano, non so, Cinesi, c'era credo. una scritta sullo specchio, però non sono riuscito a. Mi sono avvicinato e diciamo che anche il vantaggio di queste macchine fotografiche mirrorless che puoi scattare con lo scatto elettronico, che diciamo non fanno rumore, tante volte in questi casi qui ti aiutano, no? Perché non disturbi e a volte neanche se ne accorgono, quindi. Sembravano cinesi, sembrava cinese, Sì, sì, erano cinesi, orientali, sì, proprio. dallo specchio. Ecco, questa mi ha dato questa sensazione della persona che passa, è un po' come se il cane si gira a guardare, no? Cioè, questa è la mia sensazione che ho avuto quando l'ho vista poi. Ma stava camminando Fabrizio questo? La persona scendeva, sì. Ah, scendeva. Questo sale. Questo sale, questa è una delle famose salite che vanno su a Montmartre. Anche qui chiaramente non passava nessuno e mi sono seduto sugli scalini e questa è la bellezza, secondo me, perché hai maniera appunto di meditare, di osservare, di vedere i dettagli che non vedresti mai, no? E dopo quando ti arriva anche la persona, quindi sei doppiamente contento perché sei riuscito a fare la foto e nello stesso tempo hai visto anche delle cose interessanti. Questa mi piaceva così perché qui ero al cimitero monumentale di Montmartre. Visto che E foto è pieno di meraviglia. queste Sì, tombe, di queste statue, diciamo che c'è tantissimo. E ho inquadrato un questa statua perché gatto, c'era il gatto lì, no? È un eh po' come se lo indicasse, no? Guarda, come se mi dicesse guarda il gatto e quindi ho. sì. Mi ricordo che nell'audiovisivo c'è un'altra foto del gatto che sta scappando. Quindi forse sì, qua non ce l'ho, ma ce l'ho dentro l'audiovisivo. Sì. Lo vediamo dopo. Parecchie di queste foto qui sono dentro l'audiovisivo, ecco, quindi qualcosa. Ecco, dicevo, la mia produzione è prevalentemente in bianco e nero, però così ho pensato di mostrarvi anche del colore. Queste sono delle foto che ho fatto nel 2018 a Cuba. Le ho quasi sempre viste in bianco e nero, però questa sera ho pensato di far vedere un po' di colore, ecco. Bene. E quindi. Cosa sono finestre? Cosa sono quelli? Eh sì, finestre quasi tutte con delle griglie, no? Loro là, diciamo che. Adesso qui ci sono le porte, in tante case ci sono solo le griglie perché le finestre servono a poco perché essendo caldo tutto l'anno. Ci devono stare. Fabrizio. E? Ciao, scusa Fabrizio, sono Umberto. Ciao Umberto. È Trinidad la prima? Ecco, Questa è Trinidad, sì. ok, grazie.
Chi c'è stato riconosce i luoghi. Questo era una specie di mensa, diciamo, per tipo Caritas, diciamo, per i bisognosi che aspettavano e quindi è stato interessante soprattutto vedere questo edificio. Con questa, io li chiamo affreschi, per poi che purtroppo hanno pitturato, hanno eliminato perché ho scoperto che l'hanno pitturato praticamente tutto di rosso ed è un gran peccato perché era veramente bello. Street art. Queste sono le ragazze che tornano da scuola a L'Avana, appunto, sono tutte in divisa, no? Le ragazze, i ragazzi e le ragazzine hanno tutte queste gonne, minigonne, camicia bianca. Mi ero fermato per fotografare la macchina e poi da lontano ho visto arrivare il papà col bambino, insomma, un po' particolare, quindi. È più interessante. Eh sì. Questo appunto, come si diceva prima, sfondo molto chiaro, la persona in ombra e mi piaceva appunto queste righe che partono così dal volto, no? Un po' come una visione. E qui anche avevo visto questo affresco di Camillo Cienfuegos, mi pare che si chiami, rivoluzionario del tempo, e poi si presenta lì questo personaggio e lo guardo e ho detto, ma cavolo, è lui. Hai E aspettato il fratello. allora, esatto, e qui diciamo che, insomma, ecco, gli ho chiesto di mettersi lì, quindi un No, attimo. sei stato fortunato che è arrivato uno che. Ma Sì, secondo ma. me fa sempre il giro perché lì è un Può posto dove fare le foto, poi essere. gli dai due pesos, tre pesos. E Sì, ma ci sono parecchi personaggi così che si assomigliano perché appunto questi rivoluzionari, no, da Che Guevara a questo qui sono dei miti, no? Quindi ci sono tanti. Sicuramente questo qui non era un caso che girava vestito così Esatto, o con sì, quel cappello lì. sono imitatori, imitatori. A Roma abbiamo i finti I gladiatori. gladiatori. E qui appunto le case così improvvisate con questi ferri innocenti che fanno da griglie. Queste sono scattate praticamente senza guardare in macchina. Proprio a volte piazzo la macchina in faccia alla gente così senza essere troppo invadente, però. Cogli dei momenti che magari perdi nell'attimo in cui cerchi una composizione, Beh, neanche si accorgono, penso, vero? no? No, infatti, a volte no. Questo mi piaceva il registratore di cassa. L'ultimo modello. E fa pandan con tutte le coccarde gialle. Esatto. Aveva anche il suo stile. Questa è una bambina che tornava da scuola insieme ad altre, la inseguivo così da dietro, poi si è accorta e appena si è girata ho scattato e Vabbè, l'hai sono portata a casa. Bellissimo. fortunato che sono riuscito a metterla a fuoco, insomma. Sì, un pochino. Ah, box. Questo è un posto dove appunto i ragazzi si allenano perché la boxe è uno sport nazionale a Cuba e quindi già da piccoli crescono. Umberto lo conosci bene questo Questo posto. tipo di disciplina. Teofilo Stevenson. In che anno sei andato? 2018.
Ah, bon. Anche te, Nazareno, sei stato qua? No, qua sì, a Cuba sì, ma non a vedere il box qui. Sì, ho fatto i miei 60 anni lì a Cuba, mi hanno regalato il viaggio. Ma secondo me Cuba va a colori, Fabrizio. Ah, sai, Hanno dei colori che si prestano. ma ti dico che Sì, no, beh, dopo dipende che tipo di. sì, certo, però sono stato anch'io nel dubbio, e però poi le ho viste in bianco e nero, le ho anche stampate e alla fine ce ne sono alcune che chiaramente non le puoi utilizzare in bianco e nero, ma veramente poche. Beh, c'era Ernesto Bazan che le fa spesso in bianco e nero. Ah sì, ha fatto un paio di volumi anche Sì, su. esatto, sì. Questa foto dice tutto, no? Nel senso che i bambini sono talmente entusiasti di palestra, boxe. E quindi appena questo qui ha visto che lo volevo fotografare, si è caricato tantissimo, ho cominciato proprio a Non ha tanto il fisico da boxer comunque il bambino. beh, insomma, è un po' presto forse ancora. Poi ci sono queste scene qui, appunto, che sembrano carcerati quasi, no? Sì, non ho mai capito tutta sta cosa con il lasse sgari qua, non esci più dal carcere, mi sa. Ah Cioè. no, se sgarri là penso che Non ho mai capito tutte queste griglie. Boh, ma perché? diciamo che c'è una pace, almeno io ho vissuto una tranquillità, non ho mai avuto paura che sai bene di gente che magari ti vuole rubare ho girato ovunque, quindi l'ho visto veramente un posto tranquillo. Però loro sono pieni di griglie, di ferrate, quindi probabilmente forse tra di loro ci saranno quelli che. Beh, mi diceva un amico che c'è parecchia violenza anche lì, comunque soprattutto tra di loro, mentre l'ospite è sempre benvenuto. Sì, l'ospite è molto. Comunque, scusatemi, c'è anche da dire una cosa, che loro spesso vivono al pian terreno e ai piani alti, praticamente sono con me, sono direttamente in strada e fa anche molto caldo e c'è umidità, quindi anche la griglia a un certo punto serve da separare e dall'altra per far passare anche l'aria probabilmente, perché le porte classiche, è vero che dietro queste porte spesso si cela tutto e di più, soprattutto stanze buie come questa che si vede. Quindi. Però sicuramente serve anche per la reazione da un certo punto di vista pratico. Sì. Un'altra cosa che ci ha stupito, dico ci ha perché questo viaggio l'ho fatto insieme a Gianni, quello che ha appena parlato adesso. È un viaggio proprio fotografico e la cosa che ci ha colpito è come vivono in casa con poca luce. Se tu guardi dentro hanno delle lampadine, guarda cioè, che ne so, una lampadina da 15 watt per capirci che ti illumina un stanzone gigante che non fa praticamente nulla, no? Vivono al buio. E questo mi ha veramente colpito perché spesso sono dentro che parlano, in tanti anche la famiglia, e quindi non. Questa cosa non sono riuscito proprio a capirla, no? Perché normalmente cerchi di avere un po' di luce, perché voglio dire, ti rinchiudi al buio tutto il giorno, non so come ne esci, ma evidentemente non hanno questi problemi. E qui era anche per far vedere in che condizioni, perché appunto certi veramente vivono in certi posti pazzeschi. E qui abbiamo trovato uno che ci ha accompagnato dentro per farci vedere dove abitava lui. Sì,
Poi ci sono i personaggi come questa. Fervesa. Questi qui giocavano con, si tiravano delle, tipo, se non sbaglio, erano i tappi delle bottiglie o qualcosa del genere. Quindi per dire come si divertono veramente con poco. Sì, sono, c'è molta povertà, quindi... Però hanno il cellulare anche lì. Sì, ce l'hanno e ci sono poi le aree, no? Perché lì il wifi non c'è praticamente. Sì, vai nelle zone degli hotel di solito. Sì, ma no, ma ci sono anche delle piccole piazze così dove lì hanno messo il segnale, allora è interessante vedere tutta sta gente che va lì col cellulare in mano, no? Questa non so se mi ha visto, non credo, però poveretta, era cieca o mezza cieca, insomma, quindi... Qui c'era questo abbinamento di colore. Col muro fa pandan. Ah, sì. E questo è una specie di negozio, ufficio, non ho capito bene, però si scambiavano delle carte. Mi è piaciuta molto questa scena, lui con questa bottiglia di rum. Sempre a portata di mano. Come il portafoglio, niente, sarò. Esatto. E subito dopo c'era questo personaggio che era in tinta con la parete, no? E quindi non ho resistito e l'ho fotografato. E niente, poi alcune scene, qui eravamo a Trinidad. Scene che appunto noi vedevamo 40-50 anni fa, in queste moto un po'... Scusa. Il cane come riempie lo spazio, eh? Sì, sì, sì. Infatti questa foto senza il cane non, penso che non l'avrei neanche tenuta, però... E poi le macchine in condizioni... incredibili, insomma, un po' consumate. Questi erano un po' più moderni, avevano già una bicicletta un po' più e qui anche i ragazzi alla sera, così, voglio dire, seduti sulle macchine, c'è cioè proprio. Questa è tipica inquadratura così da street, no? Un po' la signora sullo sfondo, la mamma qui davanti e il bambino. E... Questo era uno che faceva sorveglianza a questo posto. E mi ha colpito come stasse sorvegliando, insomma. Sì. Attraverso una griglia, perché c'era anche qui un cancello, una griglia, ho fatto sta foto. E questo era un barista d'altri tempi. Comunque un bar fornitissimo. Sì, infatti. Sono molto disponibili per farsi fotografare. E devo dire che è un piacere fotografare la gente a Cuba, a La Habana. Hanno sempre il sorriso, sì. Sì, sono disponibili, come si diceva prima, sicuramente hanno anche un'apertura, un rispetto per il turista, però quasi vengono a chiederti certi, no, di essere fotografati. E qui subito dopo questa composizione mi piaceva, perché appunto tanto. C'era la signora... Gli parlava, che parlava il barista, e questo qui che stava spazzando per terra. E... Ecco, queste sono le foto a colori.
Belli. Adesso abbiamo poca roba. Questi sono dei riflessi che fatti su vetrine prevalentemente, no? Questa qui era la foto, non so se magari qualcuno di voi se la ricorda, era la foto che poi avevamo utilizzato per fare il manifesto del congresso FIAF a Merano. Mi sembrava di riconoscerla, ho detto questa foto l'ho già vista. Praticamente l'edificio che si vede dietro è, un, è la, il Cursaal di Merano, diciamo. Ah, sì, è vero. Sala più... Adesso che lo dice, sì. Questa l'ho fatta di recente, sempre durante il periodo del lockdown. C'era questo manifesto così grande di questa ragazza e sono stato ad aspettare che passasse qualcuno perché volevo che entrasse, diciamo, nel punto dove vedete la persona, no? Anche lì o non passava nessuno o passavano più di una persona finché poi... Questo per chi è stato a Merano, ci sono le terme, è l'ingresso praticamente principale con queste, queste specie di cerchi, sfere che poi si illuminano all'interno e sotto proprio queste c'è la piscina, no? Quindi è un po'... architettura particolare, molto moderna e allora fotografando la vetrina, la vetrata, c'era appunto c'era un bambino che girava in bici e, ecco. Questo era l'ingresso di un ristorante dove appunto c'era la, la vetrina che mostrava la cucina, no? Questo anche era un bar, negozio di torte, da, da roba da, da, da matrimoni. E... Questo era un matrimonio di due miei amici e gli avevo fatto le foto e mi piaceva molto questa foto così, un po' fatta attraverso il vetro, riflessi e... Questa è quella di Elio Candina. Sì, questa l'ho, che l'ho chiamata le promesse spose, no? Perché appunto questi vestiti in vetrina, che praticamente era un vestito e l'altro era un poster, era una grande immagine di una sposa, no? Che poi il riflesso della, della piazza qui a Mantova è venuto fuori in maniera molto dominante. E quindi ha fatto poi sparire quello che era il manichino della, della sposa di sinistra, no? Quindi ha questo effetto così che... questo qui invece è un lavoro particolare che ho fatto a Venezia e queste le ho fatte con il cavalletto e con i filtri... I filtri ND, diciamo, per togliere luce, no? Perché sono stato ispirato dal, dal nome di questo hotel, no? Hotel Cavalletto. Non ci avevo mai fatto caso, però ho detto, allora facciamo le foto col cavalletto. E quindi ho cercato veramente di cogliere dei momenti paesaggistici, anche se vogliamo dire, ma con tempi di scatto molto lunghi, no? Da, da un quarto di secondo a 10 secondi. Questa addirittura credo sia intorno ai 12-13 secondi. E poi ho cercato con le persone, questi qui erano seduti, mi sono avvicinato piano piano e posizionando il cavalletto non se ne sono accorti. E ogni tanto si muovevano, si giravano, quindi ho dovuto anche attendere quel momento in cui non, non si muovevano per scattare. Diciamo che il tempo di scatto non era lunghissimo, no? Perché chiaramente poi due persone, per quanto stiano ferme, un po' si muovono.
E qui, vabbè, questa foto l'avranno fatta mille persone, no? Però così mi piaceva, cercavo più che altro il movimento del remo, no? della gondola, no? Ed è uscito così, insomma, quindi anche qui aspettare che passasse solo una gondola, perché anche qui c'è un traffico e... Io ho posizionato il cavalletto. Il mitico è il ponte dei sospiri, quello lì. Sì. Ma però sotto vai da sotto praticamente. Di solito lo osservi dal ponte che è di fronte, no? Però se poi scendi lungo l'edificio c'è un posto lì sotto dove puoi fermarti a fare delle foto. E io ho piazzato il cavalletto, sarò rimasto lì veramente penso un'oretta. Finché non è arrivato l'unico gondoliere con l'unica gondola. Qui anche appunto c'erano gondole più battelli e ho cercato qualche scia. Sembra quasi un dipinto di Canaletto questo. Sì, c'è un po' da Canaletto, sì. Col cavalletto. Col cavalletto. E questa anche mi piaceva, mi sono messo praticamente sul ponte col cavalletto e c'è chi poi mi guardava male, chi mi ha anche detto dietro qualcosa perché forse ero un po' d'ingombro, diciamo. Però poi ho fatto tante foto qui perché chiaramente finché poi sono riuscito a cogliere quei due laggiù in fondo, quei due per mano e quindi ecco che... ho ottenuto quello che, insomma, qualcosa che cercavo e quando poi riesci a fare la foto, insomma, è la soddisfazione, la missione è compiuta e quindi vai via soddisfatto, no? Anche se qualcuno magari ti ha brontolato dietro perché rischiavano di inciamparsi sul cavalletto. questa, c'era questa scena dove dietro c'era questo... adesso come si chiamano, di lamiera, praticamente stavano restaurando, no? Allora avevano creato un cantiere e qui c'erano i gondolieri che era quella piazzetta lì, quello dove c'era l'hotel Cavalletto. Arrivavano bacino Orseolo. Sì. Bacino Orseolo e dietro Piazza San Marco. Ah, esatto. E allora ho cercato di... qui avevo un po' uno zoom, sì. Ho cercato di con tempi lunghi, mi piacevano molto le loro maglie e quando mi sono accorto appunto che lasciavano queste strisce, dopo lì ho cominciato a fare una ricerca su questi gondolieri, diciamo. No? L'ho chiamato un po' il gondoliere immaginario, ecco. Era un po' come questa. Sono un po' particolari, diciamo, rispetto alla street, però comunque io le ritengo delle foto di street. Qui anche c'era qui passavano quelli con la maglia a righe, però non risultavano così bene. E dopo è iniziato a passare qualcuno col giubbetto nero e quindi ecco che... in questo punto qui, allora sono stato qua un bel po' anche qui, perché poi chiaramente devi farne più di una. Questo è il remo, quello che la striscia sì. Bianca? Sì, è il remo che quel movimento... Ma sei proprio vicino, vicino? Sembra... dall'altra parte del canale. Il canale era molto piccolo qua, Sarà stato a 4 metri. Quindi io ero proprio sul bordo del muretto dall'altra parte. Qui anche ero nello stesso posto. Qui invece c'era queste vendita di maschere, così mi piaceva il flusso della gente. Ho fatto proprio un'uscita fotografica così col filtro ND montato su e non l'ho mai tolto, diciamo. È stato bello perché riscopri la vera fotografia, quella... io poi mi ero montato il flessibile
quello per comandare lo scatto, no? Quello, come si faceva una volta, insomma. E quindi macchina su cavalletto, flessibile in mano e... pellicola in bianco e nero. Come? Pellicola in bianco e nero. Sì, sostanzialmente... Però a prezzi, diciamo, quello che è la fotografia terapeutica, no? Io dico sempre, cioè quella che ti porta in giro per le strade e ti fai quasi guidare così dalle sensazioni e non vai in cerca, non pensi a nulla e segui quello che vedi, scatti. E questa invece è meditata, questa è progettata, però poi stai lì a goderti il momento giusto finché non arriva e quindi questo... Se vogliamo dire, può essere anche per noi amanti della fotografia, può essere appunto terapeutico, no? Sicuramente la fotografia è terapeutica. Qui c'erano questi barconi che passavano e ho cercato un po' di cogliere. E qui c'era questa ragazza in posa mentre gli altri un po' si muovevano e è stata abbastanza ferma da riuscire. Immobile proprio. Ecco. L'ultima cartella ho dentro delle varie, così. Prese un po' qua, un po' là. E... Qui eri? Qui ero a Vienna. C'era quest'acqua che era mezza ghiacciata e mezza... E quindi c'erano questi gabbiani, credo. Ghiacciati con le zampe? Sì, non so come facessero a stare lì. E questo invece l'ho fatto a Bologna e l'ho intitolata questa foto, insomma alcune foto mi piace intitolarle, no? L'ho intitolata La Sapienza, perché questo aveva proprio l'aria di un professore o... persone che camminano e pensano, no? E quindi mi piaceva la luce che c'era per terra, che praticamente ha fatto da pannello riflettente sulla sua camicia e cravatta, sì. E quindi è uscito bello nitido. Da Berlino. Questa la fanno tutti, insomma, no? Pure noi abbiamo fatto. Poi ti puoi sbizzarrire a farla in mille modi diversi. Sì. Questa mi piaceva perché c'era questa vetrina rigata da qualche vandalo e così mi ha dato la sensazione di un'onda, no? Un'onda... sonora. Esatto, che può essere sonora. E poi è passato questo qui con le cuffie e quindi l'ho preso, insomma. Questo abbinamento mi piace, insomma. E questa qui l'ho trovata, era lì che riposava la mattina in spiaggia. Io l'ho chiamata The Day After. E questa è una foto anche fatta con quel cavalletto. Proprio per cercare di avere e la persona così commosso. È Liguria quella, no? Era... No, qui ero al Lido di Ostia, a Roma. Qui ero a Taranto. Questo è un grandangolare spinto. Che non ricordo adesso quant'era, me l'abbiamo prestato. E qui non ero a Cuba, ma ero a Merano. C'era questo autobus d'epoca dove avevano fatto uno sposalizio, quindi sono arrivati
invitati con questo autobus, e allora c'era uno dei figli adottivi di uno degli invitati che era lì, e insomma si è seduto lì, e insomma io ero dentro e ne ho approfittato, gli ho chiesto. E... Sembrava Cuba comunque. Eh sì, questa qua se la metto in mezzo alle foto di Cuba, sì. Non se ne accorge nessuno. Berlino. Sì, qui, questo posto qui è molto suggestivo. Trovi un sacco di spunti. Questo è qui a Merano, una volta all'anno fanno un festival d'arte di strada e quindi mi piaceva, prima dello spettacolo, queste ragazze che se la raccontavano. Gli acrobati. Queste invece le ho messe dentro perché è il periodo lockdown e quindi ho visto anche in loro un distanziamento sociale. Erano le stesse ragazze che chiacchieravano prima. E quindi sia questa che quella dopo, anche questa mi sembravano... Diciamo che ecco, con la street photography magari non c'entrano proprio così tanto, no? Però avevano anche la distanza di sicurezza. Sì, erano tutte ben distanziate, nessuno attaccato, quindi ho pensato di... Questo è Padova. Non ricordo come si chiama questo luogo, ma c'erano sotto delle mostre fotografiche. Piazza Cavour. Piazza Cavour. Davanti al Pedrocchi. Forse dopo che si manda a vedere... Qui invece ho fatto solo una serie di foto, mi piaceva questo effetto così in controluce, non ho fatto altro che portare fuori fuoco la macchina e mi piacevano queste presenze. Ecco, mi sa che questa è doppia. Qui ero a Sestri Levante. Ma va? Qualcuno l'avrà riconosciuto, vero? E qui appunto si riesce a trovare a volte questi collegamenti, no? Anche l'ombrello della signora qui con i disegni. Cioè ci sono delle cose che a volte l'occhio sono gradevoli da vedere, no? Quindi sicuramente la fotografia poi ha un po' più di forza quando... Sembra che le strisce degli ombrelli abbiano continuato nella serranda, sì. E qui sono riuscito a cogliere queste due sorelle che giocavano. Erano in festa anche? Come erano vestite? C'era una festa, qualcosa, non so se era un matrimonio, e tutti i giocatori erano dentro il bar a fianco e io mi sono messo lì e per fortuna non è uscita la madre. Questa è anche un'altra foto periodo lockdown. Si vede la mascherina. Questo è il periodo di queste forme. Quelle anche con quelle le FP2 che hanno la forma proprio a becco. Sì, sì. Ma anche perché se fotografi la gente così e vedi bene la mascherina, io sinceramente non riesco più a vederle quelle foto, quindi magari un po' in ombra così è già, anche se vedi comunque la forma, però è già meno invadente, ecco. Questo era un solitario, sempre periodo lockdown. Sempre Merano questo. Sì, infatti, questo li riconosco. Anche sembra...
sembra ci sia qualcuno dietro, invece sono solo le scarpe. Sì, è vero. E questa anche è una scena che mi sono goduto, perché anche qui c'è sempre gente che cammina, diciamo, no? Sì. Ce n'era veramente poca, però dovevo aspettare qualcuno che fosse nel punto giusto, perché l'ho fotografato nel ponte, a metà ponte non stava bene, dall'altra parte era troppo lontano, quindi l'unico punto dove volevo la persona era quella lì dove poi l'ho preso. No? Che è un punto qui. Vuoto lì, si doveva riempire in qualche maniera. Sì, esatto. E anche qui l'attesa è stata lunga, però c'era tempo, diciamo, quindi... Qua un po' di quartieri... È un sottopasso questo? Sì. Qui c'era qualcuno che ha scritto in un italiano poco... Sì, un po'... E io come... Sì, la vita mi ha donato un regalo bellissimo. Io come lo stupido, c'era scritto, mi pare. Ho perso per questo. Io c'ho un'atroce che solo tu puoi guarirmi, mi pare, una roba del genere. Sì, forse l'ha piantato, proprio per questo, perché non sa scrivere. Qui c'era questo cane solitario. Sì. Oltretutto la frase dice la parte iniziale che non hai molti amici, no? Quindi proprio solo come un cane mi è venuta un po' da... questi erano dei bidoni della spazzatura, praticamente mi ci sono appoggiato sopra e c'era questo riflesso che veniva dalla parete illuminata dal sole che faceva questo effetto interessante, no? E poi due persone lì, il ragazzo e la ragazza, che lei al telefono, lui guardava da un'altra parte. E il gioco è fatto. E questo è... Ringrazio la presenza. Questo è Gianni, il mio amico che passava di là. Ogni tanto andiamo a farci un'uscita fotografica. Sei portato l'attore, ti sei portato. Ci si dà una mano qualche volta, no? Quando veramente non c'era nessuno qua, nessuno. Anche quello fotogenico, peraltro. Ecco, esatto. Questa foto qui, diciamo, senza la presenza di qualcuno, io non, per quanto possa essere particolare, ma non ce la vedo, insomma. Però è particolare perché sembra un gruviera strano. Qui invece ero in Romania. Ho fatto un workshop fuori in Romania. Ho tantissime foto di questo viaggio, però appunto ho inserito questa qui così perché era un po' particolare, colta al volo proprio, e mi piaceva la leggerezza di questa bambina vestita di chiaro contro le signore lì vestite in nero. Sì, e quindi lei felice che correva fuori dalla messa, diciamo. Fabrizio, in che zona eri? E qui ero Maramures. Ah, sì, la parte vecchia. La parte, quella sua, al nord, vicino all'Ucraina, diciamo. Sì. Perché ho beccato una chiesa identica in tutt'altra zona, però, della Romania. E mi chiedevo se era la stessa. Scusa. Ma l'hai fatta per terra qua, cioè dal basso? Ma ero cuciato giù, diciamo. Mi sono cuciato giù perché
l'avevo vista la bambina pochi metri prima che stava arrivando fuori di corsa, no? E quindi era anche per nascondere tutta la gente che c'era dietro, perché dietro era pieno di gente. Sì, vestiti di chiaro anche loro. Ha permesso di escludere, diciamo. Ha fatto da filtro. Sì. Questa invece è un po' particolare, sono io, mi sono autoscattato con la macchina sul cavalletto, l'autoscatto e delle multiesposizioni. Ah, sì. E l'ho chiamata trifase. C'è questa casa a Merano, questo edificio che ha due pareti che sono dipinte con questi codici a barre. E, insomma, è un soggetto che viene fotografato molto, no? Ah, sì. Sì, ma anche per le finestre che sono in diagonale e il resto tutte righe dritte. Sì, sì, ci abita dentro della gente, quindi sono proprio da tanti anni che c'è. Questo invece era una delle foto che ho tirato fuori dal raduno degli alpini che era stato fatto a Bolzano, adesso non mi ricordo più. È un po' di anni fa, sì. E quindi mi piaceva. Praticamente ho fatto un reportage su questa persona qui con la barba in primo piano, che è un mio amico, e ho fotografato tutta la giornata, dalla mattina alla sera, e tenendo sempre lui, diciamo, come se fosse stata la sua giornata, ecco. C'è arrivata la sera, sì? L'ho chiamata la giornata dell'alpino Nello, perché lui si chiama Nello. E niente, poi questa foto è particolare, insomma, l'espressione del cane che ascolta così. Sì, parla proprio come fosse una persona. Sì, 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 ascoltava proprio, sì, lui lo stava sgridando, gli stava dicendo qualcosa. Ecco. E per concludere ho tirato dentro questa scansione da stampa, questa è una foto che ho fatto nel 98. Quindi analogico. Tratto dal film di Hitchcock con gli uccelli. Esatto. Uccelli. Dove l'hai fatta questa? A Venezia. Ah. Così. Bene, bene. Bene. Allora qua qualcuno vuole chiedere qualcosa a Fabrizio? Si sono addormentati tutti. Non tutte belle, no? Piacevole. No, io belle foto. Posso dire che ho notato che hai un occhio attento sì alla fotografia di strada, però il tuo occhio spesso va verso le architetture dove prevalgono gli spazi. E spesso tu aspetti di inserire una presenza, ma quasi tu aspetti una presenza in molte foto, anche nelle ultime dove dici il tuo amico è passato in quel caseggiato con tutte quelle finestre, hai proprio, sei portato verso l'architettura, le foto di architettura con grandi spazi e la presenza solitaria di una persona. Questo notato nell'insieme delle tue fotografie, questo è molto bello, cioè sono foto molto interessanti, come ho trovato interessantissima quella foto dove c'è quella bambina e tu sei molto, il punto di ripresa è molto basso. È una foto molto interessante che va letta attentamente perché ci sono tanti spunti di lettura. Dalle due donne, da quella signora dietro, si vede proprio il paese che va verso la modernità, diciamo. Sì. Complimenti in ogni modo per le tue foto. Grazie. Sì, diciamo che
sarà una decina d'anni così che faccio stritte questo genere di foto. Poi ho fatto tanti altri lavori così di reportage, anche concettuali, no? Quindi sicuramente c'è un mix di visioni che ho. E quello che hai detto è vero, diciamo, mi piace molto la pulizia. La pulizia, sì. Esatto, quindi se dove c'è tanta gente deve venire proprio bene, dove ognuno è posizionato nel punto corretto, altrimenti non le vedo tanto, o se no mi riesce appunto più facile. Sì, è bellissima anche la foto del ponte lì a Venezia, che tu hai aspettato quelle due persone ferme per circondarle da tutto quel movimento. Mm-hmm. È molto interessante anche come punto di vista, punto di ripresa, volevo dire. Sì, sono d'accordo anch'io con Giovanna, quello che ha detto. E poi ci sono altre che sono un po' meno, dove ci sono momenti di umanità, dove ci sono i bambini che giocano alla fontana, le due ragazzine vestite da festa che girano attorno al girello. Quelli sono momenti veramente che raccontano tantissimo, sono momenti veloci, perché probabilmente non è che, a parte la fontana, avevi il tempo di esaminare la situazione, quindi tirare fuori la macchinetta, ma le due bimbe che girano sul girello penso che è stata una cosa molto veloce, che hai scattato perché hai visto quella scena ed è riuscita molto molto bene. Grazie. Quella è una regola, è il caso anche che ti ha fatto trovare quelle due bambine in quelle due posizioni, no? Come nel libro di Willy Ronnis, Le regole del caso. Bellissimo libro. È vero, perché te ne accorgi quando a volte esci di casa e ti poni degli obiettivi o delle aspettative e quella volta lì non riesci, non trovi nulla che combacia poi alla fine, no? Invece ci sono quelle volte che esci così, tanto per dire, mi faccio un giro senza... E invece ti ritrovi, esatto, a scattare una dopo l'altra, è vero, vero. È incredibile questa cosa, no? Sì. Sì, perché poi adesso è difficile vedere ancora le bambine con la gonnellina, tutte ben vestite, poi giocando. Però sì, era bella anche la foto dove c'erano le scarpe, ma la persona no. Sì, tante foto della coppia che ognuno guarda per i fatti suoi. Ma... Infatti ce ne sono due o tre foto che sono anche, hanno una certa ironia. E trovare l'ironia nella fotografia è molto difficile. Io penso che pochi siano i fotografi ironici, perché è difficile trovarsi in certe situazioni, ma tanto non trovarsi quanto vederle e riuscirle a riprendere. Quella del gatto col dito della statua puntata, quella del cane con dietro quel muro con quelle scritte. Mm-hmm. E poi ce n'era ancora qualcun'altra che ora... non mi ricordo. Sì, anche quella con la persona sotto la galleria, proprio dove inizia la luce, e magari ha aspettato proprio il momento in cui era lì. Sì, sì. Spesso, quasi tutto, diciamo, sono frutto di attesa, diciamo, di osservazione e di attesa. A volte ci si ritorna nei posti e... Proprio perché qualche volta capita che non arriva nessuno, no? A un certo punto decidi di andartene, però poi magari se hai la possibilità di ritornare, che magari è vicino a casa, ci riprovi, no? Quindi... Sì, poi anche appunto per leggere la scritta la persona non doveva essere davanti, se no non potevamo più leggere, quindi sì, uno deve proprio aspettare l'attimo giusto. Quindi visto Fabrizio con che... quella foto più bella è quella del cane l'alpino. Quella? Quella con l'alpino che parla il cane, bello. Dicevo, vedi Fabrizio che anche comunque sì, non serve andare tanto lontano a volte, no? Hai fatto delle belle foto di Amarano, hai fatto... le belle passeggiate e hai trovato anche dei bei spunti? Sì, sì, senz'altro. Infatti è stata un'altra esperienza negativa di questo periodo di lockdown, se vogliamo dire, andare a cercare il lato positivo.
Per me, diciamo, lo è stato perché ho fatto più di un'uscita, no? Nel senso che quando non sai che fare, voglio dire, quindi dici ti resta questa cosa qui, e allora era diventata un po' una missione e mi ci stavo quasi abituando, no? Poi quasi ogni giorno mi facevo il giretto con la mia macchina fotografica in mano e appunto... E qualcosa trovavi. È stato terapeutico sicuramente, questo... Certo. E qui so che comunque, Fabrizio, ci sono degli amici... Dei tuoi colleghi. Degli amici qua in mezzo tra noi. Infatti, magari... Volevo anche ringraziare, perché se questa sera sono così ospite da voi, onorato di essere ospite da voi, è grazie all'audiovisivo che qualcuno ha visto, diciamo... E poi qualcuno un giorno mi è arrivata una telefonata e adesso lo possiamo dire, mi ha chiamato un giorno Nazareno Berton. Sempre lui. Per fare due chiacchiere e insomma è nata questa idea di provare a fare un collettivo con alcune persone. Quindi abbiamo iniziato questa cosa, ci siamo trovati e siamo appunto, c'è Nazareno, poi c'è Pino Grassi, che lo vedo, eccolo lì, c'è Massimo Bolognini, che ho visto che si era collegato. C'era prima Massimo. C'è Piero Martini, che è qua, c'è Massimo Porcelli, che questa sera non aveva una... No, questa sera non c'è, di solito c'è. Siamo noi sei, abbiamo fatto questo gruppo, questo collettivo che si chiama Steps 21 e stiamo cominciando a vedere di riuscire a fare qualcosa adesso. Bene, bravi. Ci proviamo così regolarmente, quindi magari in futuro forse qualcosa da qualche parte riuscirete a vedere, non so se... Beh, intanto avete fatto un po' di unione, no? Avete unito le vostre forze. Sì, senz'altro. Quindi io ringrazio sicuramente tutti loro, ringrazio Nazareno per questa bella opportunità, perché comunque abbiamo avuto maniera di scambiare le nostre foto, di valutarle, di parlarne, ed è sempre costruttivo, insomma. Se vuoi dire qualcosa, Nazareno... No, avevo sempre in mente qualcosa... fuori dal fotoclub che ci aiutasse a crescere un po' dopo, non so mai se ci arriveremo, però sono contento, dai. Trovato delle persone molto, molto serie che hanno voglia di lavorare, va bene così, non so... No, dico, ci sentiranno in futuro o non ci sentiranno proprio? Diciamo. Penso che uscirà un bel libro di street photography, perché sì, anche Pino fa delle foto un po' simili e magari Nazareno ci metterà un po' di ambiente naturale in mezzo. Stai calma, Michela. Magari una mostra, però la potresti fare. Volevo dire proprio Nazareno, non ti preoccupare, noi ti ospitiamo sempre a 90 con le foto. Noi il posto ce l'abbiamo, quindi voi producete e noi esponiamo. Questo, cioè, vale voi, anche per Pino, per Piero, per Massimo, per Fabrizio. Voi esponete come Steps 21. Diciamo che è una fotografia molto difficile, dobbiamo crescere molto, lavorare tanto, però è una fotografia che mi dà tanta soddisfazione, mi ha portato a vincere tante paure che avevo prima, sono molto contento. Sempre a proposito della fotografia terapeutica che diceva Fabrizio. Sì. Certo, perché ti fa anche soffrire, almeno parlo per me, a volte... ti fa soffrire, però siccome è terapeutica poi ti guarisce. Esatto. Ci vuole anche la terapia.
Ma ci fate diventare curiosi, quando è che ce le fate vedere? Nessuno ne abbiamo visto. A settembre. Settembre allora bisogna mantenere la piattaforma. Esatto, hai capito Giovanna? Io sono a Genova. Sì, hai ragione Giovanna. Infatti, allora mi iscriverò al vostro club, al vostro... circolo, sì. Così siete costretti. Beh, per noi sarebbe un grande onore, Giovanni. Figurati. Ascolta, beh, tanto veramente complimenti per questa iniziativa. Siccome siamo tutti, cioè sono nostri amici, e siamo veramente felici perché so che Nazareno, Piero, Pino, anche Massimo, gli altri Massimo. Sono tutte persone molto sensibili, compreso Fabrizio. Quindi veramente una bella iniziativa, bravi, bravi. E aspettiamo le vostre produzioni, naturalmente. Bene. Faremo il battesimo a settembre comunque. Bene. Beh, sai che a settembre dove sei, a settembre, no? A settembre ci sarebbe anche uno spazio anche per questo, se volete, la nostra rassegna fotografica. Se avete qualcosa di qualche produzione. Un'anteprima. Dove dobbiamo firmare? Domani ti preparo il contrattino. Bene, allora adesso per Fabrizio, cosa dici? Per concludere? Al limite vediamo intanto l'audiovisivo che gli ha fatto conoscere. Sì, per concludere diciamo la parte fotografica. Vi facciamo vedere l'audiovisivo nel quale Fabrizio ha partecipato al contest dell'anno scorso ed è stato selezionato. Quindi adesso un attimo che Renzo lo prepara. Siamo pronti? Diteci se lo vedete, se ci sono problemi.
qua. Eccoci qua. Anche in questo video architetture e persone, poi il gatto volante che salta, poi i bambini che giocano dappertutto, anche sul monumento, penso sia in Germania quello, e quindi sì, bello. A me, mi riferivo prima alle foto del gatto proprio che è qua, quella che avevamo visto prima era quella che la statua indicava il gatto, mentre l'altra è il gatto che salta, che guarda un po', quello è un stile tipo Mario la Salandra, come... sì, un po' di... sì. A me piace molto Mario la Salandra, sono innamorato della sua fotografia. Quindi in queste foto magari non si vede, però ho fatto altri lavori che richiamano un po', no, questo stile. Mm-mm. In quel caso lì la statua mi ha indicato il gatto e poi è saltato. Poi se ne è accorto è saltato, però non, l'ho preso sì, così dal volo. Infatti appena abbiamo visto quella foto lì, proprio mi ha detto questo è proprio Mario. Ma ce ne sono anche che tipo un autore, non mi ricordo il nome, cinese, che metteva la persona su delle linee particolari architettoniche, però forse Pino lo sa il nome, ma gli sta chiudendo le mani. Vabbè. Pango? Sì, forse sì, è lui. Pango. Sì, mi sa che è lui. Sì. Ho visto che c'è anche la Paola, se non sbaglio. Che no. La Paola? Se è arrivata adesso non lo so. Aspetta che vediamo. Sì. Paola Malcotti, sì. C'è? Sì. Sì. Ah, ok. Ciao. Hai il microfono chiuso. Ecco. Eccole. Ciao. Aperto il microfono, però vediamo magari se ha qualche... Volevo solo salutarla così, ho visto che siccome ha scritto una recensione sul lavoro mio e Sergio su PhotoIt. Paola ha scritto che non le funziona l'audio. Ah, ok. Ciao Paola, magari ci senti almeno. Vabbè, benvenuta. Sì, infatti, dici un caro saluto a tutti. Bene. Bene, allora... qualcun altro grazie, a dire qualcosa? Spero che vi sia piaciuto vedere un po' di foto così. Fabrizio. Fabrizio. Sì? Complimenti per le foto. Io il tuo audiovisivo l'ho visto parecchie volte perché... faccio parte anch'io, sono stato uno della giuria di questa sessione del GAV. E la fotografia è incredibile, questa sera ci hai dimostrato sulle varie cartelle che tu hai passato veramente, dove che veramente ti dimostri di non sfigurare a fianco ai grandi fotografi. E l'audiovisivo mi è piaciuto, forse... avrei curato un po' di più i passaggi, però le immagini hanno superato tutto quanto. E è piaciuto molto a tutti quanti, Renzo e Anna possono confermartelo. Sì, 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 abbiamo già detto. Dunque, è stato un piacere conoscerti, guarda. Grazie. E anche questo è il discorso che facevo all'inizio, insomma. È merito soprattutto a Anna e Renzo che si sono impegnati tanto a portare avanti questo percorso, insomma. Sì, infatti... di nuovo i complimenti anch'io, perché è molto importante che all'interno di un circolo vengano messe in campo queste cose per mantenere vivo il circolo, no? Perché poi alla fine questa opportunità che abbiamo avuto tenuta solo all'interno del circolo senza uscire, diciamo, può diventare anche noiosa, no? Mm-hmm. Il fatto di portare persone che non incontreresti mai, perché comunque qui puoi ospitare chiunque, no? All'estero, in Italia, Sicilia, Alto Adige, cioè voglio dire. Bravo. E quindi sono serate che non faresti mai se non sei
in quel posto lì per puro caso, diciamo, non fai mai un viaggio per una cosa del genere. E quindi questo veramente ha dato tanto alla fotografia, credo, negli ultimi mesi, alla cultura fotografica, e credo che sia stata una delle belle cose in tutta la negatività che abbiamo avuto. Questa è stata una cosa veramente che ci ha aiutato tanto, e quindi grazie anche a chi ha saputo coglierla, come voi due che avete creato questa attività del circolo e ospitato, e ha fatto piacere, diciamo, come io stesso ho avuto molto piacere quando mi avete invitato. Grazie a te. Allora, noi naturalmente sempre ringraziamo tutti voi e tutti i nostri soci, e infatti, come hai detto tu, è stato proprio per tenere vivo il club fotografico, perché appunto cioè non si poteva andare in sede, non si può ancora andare in sede, e se non, diciamo, cioè, siano assembramenti almeno. Abbiamo anche questa saletta comunale che ci viene, insomma, data, e appunto approfitteremo la settimana prossima di chi naturalmente abita vicino a Noventa, cioè nel senso qui nella provincia. Intanto vi anticipiamo appunto questa serata il 14 di giugno in presenza con una nostra socia antropologa che ha fatto un lavoro durante il lockdown a Noventa Vicentina, con una borsa di studio fra l'altro dell'Università di Bologna. Doveva fare un altro lavoro a Bologna, ma poi col lockdown si è fermato tutto, e comunque lo ha realizzato qui a Noventa, ed è molto interessante. Quindi chi, insomma, è vicino, poi manderò le locandine, eccetera. Poi naturalmente vi aspettiamo a Noventa invece per la rassegna fotografica noventana con tanti autori. Fra l'altro ci sarà una mostra di Giuliana Traverso curata da Orietta Bai, ci sarà la Giovanna De Franchi come anche con un suo lavoro, e anche Michel Nizio. E anche la Martina naturalmente, e anche e poi ci sarà anche Nazareno e Sergio. Quindi qui, insomma, abbiamo quasi tutte la nostra rassegna fotografica quasi pronta, e questa sarà dall'11 settembre al 26, e poi ci sarà la lettura anche portfolio, e quindi non ci sarà il concorso audiovisivo. Sì, non ci sarà il concorso audiovisivi. Quindi, cioè, facciamo un po' più ridotta, ecco, visto che, insomma, li abbiamo spostati a settembre, che di solito si fa in aprile, ma insomma l'importante è trovarsi insieme. E quindi un grazie veramente di cuore a tutti voi, al nostro autore, agli autori precedenti, tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi mesi, e grazie a tutti quelli che invece hanno partecipato a tutte queste serate, chi una volta, chi l'altro, insomma, in conformità di ognuno delle proprie, dei propri impegni anche familiari. Abbiamo visto Paola adesso, e li avevamo vista capovolta anche. Volevo Anna Maria e Renzo. Sì. Noi ci è molto piaciuto di vedere tutte queste serate. Abbiamo molto imparato sulla fotografia italiana e con tutti questi autori. Siamo molto contenti. Grazie a voi. Grazie a voi. Anche loro hanno fatto grazie una serata. Grazie a voi, a tutti che avete... mi ha fatto molto piacere di vedere tutte queste fotografie, questo échange, come si dice? Scambio. Condividere, condivisione. La francese. Pensato tutto molto bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille Martina e Michelle, grazie molte veramente. Voilà. Era molto diverso, e questo che ha piaciuto molto a noi. Sì, gli autori tutti, vario, correnti, tutte, sì, diversi, sì, sguardi della fotografia. Molto piaciuto, molto molto. Grazie mille. Grazie. Infatti è stato veramente una carrellata tra vari autori diversi. Sì, sì.
abbiamo avuto anche loro una sera, hanno fatto una serata loro, poi insieme la Kathleen Pasquier, che sarà ospite a 90 Vicentina in settembre, che è stata proprio selezionata nel 2019 e che appunto doveva essere nel 2020, ma non è stato possibile. E poi anche il presidente di Fotomenton, Yves Garcia, sì, no? Mi sa, Yvonne Garcia, che... No, sì, il presidente. No, non è il presidente. No, è stato il presidente, è stato il presidente, perché loro ogni 3 anni cambiano presidente. E quindi, insomma, abbiamo fatto anche quella serata con gli amici francesi. E tutte le serate le potete vedere... Su YouTube. Cercando Fotoclub Il Campanile vedete tutte le serate che abbiamo sviluppato in questi 6 mesi. Eh sì, beh, diciamo la primissima è stata fatta l'anno scorso in giugno proprio con Pietro, con Piero Martini, proprio sulle street photography. Quindi chiudiamo tutto l'anno con un altro autore della street. Bene. Grazie mille a tutti voi. Grazie. Grazie di nuovo a voi. E comunque dai che ci rivediamo presto. Grazie Fabrizio di cuore della serata. Grazie, Guarda, grazie a voi. No, volevo dire appunto che non, spesso non si tratta solo di vedere la serata, perché dietro c'è una programmazione, c'è un contatto con la ricerca delle persone, poi bisogna fare anche la prova, no? Non è che sì, ci si collega 10 minuti prima. Quindi... tutto questo è un grande lavoro che avete fatto e quindi merito a voi due, Renzo e a Anna. Vabbè, comunque abbiamo anche tutti i nostri soci che comunque, anche se magari non hanno partecipato, diciamo, magari a questa organizzazione, però stanno facendo anche altre cose. Okay, amico, e quindi è merito di tutti. Sì. È merito di tutti. Bene, bene. Bella signora, grazie. Renzo, sei stato un onore. Ciao a tutti, grazie, ci vediamo presto.